Benvenuto su Gossip News, ultime notizie in tempo reale. L'ultima puntata di Verissimo si è trasformata in un commovente tributo alla memoria di Sandra Milo, con il figlio Ciro De Lollis al centro di un'intervista che ha toccato i cuori di molti, ma anche sollevato polemiche. In un salotto intimo, tra le lacrime e il dolore palpabile, Ciro ha aperto il suo cuore, rivelando per la prima volta le circostanze della perdita della madre. Con coraggio, ha parlato dei tumori ai polmoni e delle metastasi al cervello che hanno portato via l'amata attrice, una rivelazione che ha lasciato il pubblico e la stessa conduttrice, Silvia Toffanin, commossi. L'intervista ha scatenato un mare di reazioni tra i telespettatori, con alcuni che hanno espresso disappunto per la scelta di Ciro di apparire in televisione così poco tempo dopo la morte della madre, e per il programma di invitare un ospite chiaramente prostrato dal dolore. Commenti che spaziavano dalla critica alla compassione, evidenziando una divisione tra chi trovava l'intervento prematuro e chi invece vedeva in esso un atto di coraggio e un modo per omaggiare la memoria di Sandra Milo. Ciro, tra le lacrime, ha condiviso non solo il dolore per la perdita, ma anche momenti di vita privata, come il coraggio di celebrare il compleanno del figlio nonostante il lutto, un gesto d'amore verso la vita che continua. Ha anche espresso un pensiero toccante, la presenza salvifica di suo figlio, che gli ha dato la forza di andare avanti in un momento di disperazione così profondo. Questa narrazione del dolore e dell'amore ha acceso dibattiti sull'etica della TV del dolore, con molti che hanno messo in discussione la scelta dei contenuti televisivi, mentre altri hanno sottolineato l'importanza del ricordo e della condivisione anche nei momenti più bui. Che ne pensate? Avete apprezzato l'intervista di Ciro? Oppure avrebbe potuto evitare? A voi i commenti! Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, iscriviti al canale e condividi sui tuoi social preferiti. Grazie!